Oggi vogliamo ascoltare la comunità del lavoro, consentendo a ciascuno di dire la propria, sia sulle emergenze, sia sulle potenzialità, sia sulle priorità da assumere e coltivare. Oggi ci vogliamo costituire in una dimensione di ascolto e anche di dettatura per fare in modo che i nuovi strumenti di programmazione di questa struttura ospedaliera, come dell'intero sistema sanitario del territorio della provincia dell'Aquila, sia nutrito anche dai suggerimenti di chi ci lavora. Noi abbiamo due priorità da fronteggiare. Uno, c'è il tema delle liste d'attesa, che determina poi una disaffezione tra cittadino, persona, paziente e sistema sanitario. Due, la mobilità passiva. Tre, dobbiamo fare in modo che ci sia una deospedalizzazione della sanità, elevare il livello della territorializzazione, della capacità anche di nutrire la nostra offerta di dati, dati che consentano anche di rilevare qual è la qualità dell'offerta. Su questo la comunità da coinvolgere è fondamentale. E per quanto riguarda invece l'organigramma del personale, quindi figure che potrebbero essere superflue, che arrivano anche da passate gestioni, da passate legislature, sarà oggetto di attento esame. Sarà oggetto di attento esame, sapendo che c'è anche alle porte una riorganizzazione della quale si farà carico sia l'assessorato che i singoli direttori delle singole strutture ospedaliere. Si è visto Marzetti, c'è un motivo? È arrivato semplicemente Marzetti. Perché è un mio apprezzato consigliere. Sul nome di Patrizio Masciovecchio? So che è persona piena di bravura e di competenza.